professor Edoardo Maria Piccirilli, dottore commercialista, nonché fondatore e presidente dell'Istituto Universitario della Mediazione Academy School, candidato per la prima volta al Parlamento Europeo per il PD con il motto Novità e competenze per un'Europa delle persone. Novità perché per la prima volta lei si candida a questa gara elettorale, ma competenze perché? Perché io ho intenzione di portare la mia professionalità all'interno delle istituzioni europee e mia intenzione, per esempio, sfruttare i cosiddetti finanziamenti comunitari. Non portare più le persone in gita a Bruxelles, ma portare Bruxelles nei vari territori. Per esempio, sarà il caso appunto di creare un pool di professionisti capaci appunto di sfruttare i finanziamenti comunitari. Ciò consente appunto non solo di creare occupazione, ma anche diciamo, di far sviluppare i territori. Un secondo mio obiettivo è quello appunto di appunto l'Europa delle persone, quindi far cambiare passo all'Europa, non più l'Europa della finanza, ma l'Europa della politica, cioè la politica deve entrare nelle istituzioni europee. Per esempio noi potremmo adottare un tributo capace appunto di andare a colpire la speculazione finanziaria. Per esempio la Tobin Tax è un bel tributo perché colpisce la finanza ma non colpisce l'economia reale. Un terzo mio obiettivo è appunto quello di fare in modo che nelle città turistiche si applichi un prezzo politico sull'acqua. A tutti quanti noi capita di visitarne una. A me per esempio è capitato di andare in una città turistica e pagare una bottiglina d'acqua 7,50 euro. È una speculazione che non deve esistere. Noi dobbiamo combattere ogni forma di speculazione. Per cui sarebbe il caso che l'Unione Europea adottasse una direttiva in grado appunto di far praticare un prezzo politico sull'acqua.